Salve a tutti amici di Tech Different e benvenuti a questa nuova recensione di un prodotto Acer. Stiamo parlando del Liquid Z630, un prodotto giunto in commercio sulla fine del 2015 e che va quindi a salvare un anno non proprio brillante per il produttore. Ha una batteria assolutamente di livello e un bilanciamento hardware-software prezzo che lo rende davvero molto molto interessante. Ma andiamo a scoprire questo prodotto. La prima cosa che salta subito all'occhio è che il prodotto appartiene alla famiglia dei phablet. Infatti abbiamo una diagonale di 5,5 pollici. Purtroppo però abbiamo un display da soli 1280x720 pixel, che quindi lo rende poco definito, ma comunque molto bello anche sotto la luce del sole. Il sensore di luminosità è presente, funziona decisamente bene, ma abbiamo anche la possibilità di agire con l'apposito slider e di andarla a regolare come meglio crediamo. Già che siamo qui e stiamo vedendo i toggle rapidi personalizzati dal produttore, vi faccio vedere questa icona che ci permette di andare ad applicare come una sorta di filtro giallognolo che ci va quindi ad abbattere l'emissione di luce blu ed è molto molto comoda quando utilizziamo il prodotto per la lettura. Altri toggle rapidi molto comodi e personalizzabili come meglio crediamo a nostra discrezione. Quindi entriamo nel menu delle impostazioni, impostazioni che sono abbastanza classiche, hanno però alcune modifiche rispetto ad Android stock. Di cosa sto parlando? Beh, parlo innanzitutto della funzione tocco rapido. È una funzione che ci permette di andare ad effettuare delle gesture sul nostro display spento e che attivano quindi il prodotto nella determinata applicazione che noi decidiamo di avere. Sono solamente 5, non sono personalizzabili, però funzionano decisamente bene. Ad esempio, spegnendo il display, facciamo un tocco verso l'alto ed ecco che entriamo direttamente nel prodotto senza dover agire poi ancora a schermo con eventuali altri sblocchi. Questa funzione è decisamente molto interessante, secondo me è l'unica degna di essere attivata, ma purtroppo nell'utilizzo con una sola mano non funziona perché verosimilmente il nostro pollice disegnerà un arco sul display e quindi non andremo in linea retta. Per cui magari il doppio tap per riattivare il display poteva essere migliore. Attenzione perché con altre gestures attivate mi è capitato di avere il display che si accendeva anche in tasca, quindi fate attenzione. Il prodotto presenta poi 2 GB di memoria RAM, 16 GB di memoria integrata e espandibile con micro SD. Vi faccio vedere intanto il vano batteria che può essere aperto e abbiamo infatti due slot per la SIM, lo slot per la micro SD ed uno slot davvero gigante per la batteria. Stiamo parlando infatti di una batteria da ben 4000 mAh, una batteria che dura un'eternità. Facciamo tranquillissimamente un giorno stress e arriviamo a notte con ancora della carica residua. Ma se invece utilizziamo il prodotto per un utilizzo classico, normale, non troppo impegnativo, i 2 giorni vengono fatti in modo assolutamente pieno e tranquillo. Sul posteriore, oltre ad una finitura molto bella, molto particolare in finto metallo, poiché si tratta comunque di policarbonato, abbiamo lo speaker di sistema con supporto DTS ed anche una fotocamera da 8 megapixel con flash LED e secondo microfono. La fotocamera scatta delle foto abbastanza buone che possiamo anche andare a vedere. Abbastanza buone, ma abbiamo alcune difficoltà nella messa a fuoco ravvicinata. Infatti,
mi è capitato di non riuscire a tenere il fuoco dove volevo io. Per quanto riguarda gli scatti con buona luce, le foto sono abbastanza buone. Quando siamo invece in notturna o comunque con poca luminosità, beh, il rumore aumenta e non di poco. Tutti questi scatti li trovate poi nella recensione completa sul nostro sito. I video sono abbastanza buoni nonostante la fotocamera sia non eccelsa, diciamo così. Intanto che parliamo di fotocamera, andiamo a vedere quelle che possono essere le impostazioni, davvero molte, anche l'HDR. Abbiamo ad esempio il timelapse per quanto riguarda la registrazione dei video, ma come potete vedere le foto vengono scattate in 4 terzi. Se scendiamo a 6 megapixel, le foto vengono scattate in 16 noni. Ma continuiamo la nostra panoramica a livello multimediale. Stavamo parlando di foto, le abbiamo già viste. Andiamo a dare uno sguardo a quello che è il pannello. Ovviamente non stiamo parlando di un display AMOLED, ma devo dire che si comporta molto bene e nonostante la risoluzione non sia elevatissima, abbiamo comunque degli ottimi angoli di visuale ed un display godibile. Andiamo ora a vedere i video che vengono riprodotti senza particolari problemi. Questo è il nostro Full HD. Vedete che si muove anche avanti e indietro senza troppi rallentamenti. Per quanto riguarda invece l'MKV, non viene riprodotto l'audio. Audio che andiamo subito a sentire. La scelta di posizionare lo speaker audio qua dietro va a penalizzare un po' le performance del prodotto, soprattutto quando abbiamo il device appoggiato su una superficie. L'audio non è molto potente come magari possono essere altri prodotti, ma non ci si può lamentare. La qualità invece è un po' discutibile. Funziona bene invece la capsula auricolare e anche le cuffie in dotazione con il prodotto. Purtroppo non abbiamo i gommini per adattare le cuffie di tipo in-ear ai vari padiglioni auricolari. Parlando delle cuffie, diciamo anche cosa troviamo nella confezione. Troviamo un caricabatterie da 1,35 A. Che si rivela essere assolutamente insufficiente per questo prodotto, o comunque è sottodimensionato. Perché dico così? Perché una batteria da 4000 mAh viene ricaricata con questo caricabatterie in ben 4 ore, un pochettino troppe. Troviamo poi un cavo dati e della manualistica standard. Cos'altro abbiamo su questo prodotto? Beh, ovviamente sensori completi un po' ovunque e avete già visto che troviamo anche i tre tasti di tipo touch a schermo, che quindi ci vanno ad eliminare una porzione di display. Questa banda nera qua sotto poteva essere magari meglio sfruttata per alloggiare dei tasti di tipo soft touch. Ma andiamo a vedere un attimo il sistema e vediamo un po' cosa ha fatto Acer su questo prodotto. Beh, intanto dobbiamo dire che l'ultima versione software disponibile è Android 5.1, ci è già arrivato almeno un aggiornamento da quando abbiamo questo prodotto in test. Abbiamo visto che la personalizzazione software è davvero leggera da parte di Acer, ma una cosa che mi ha dato un po' di fastidio è la grandissima presenza di applicazioni e giochi preinstallati. Purtroppo questa scelta è dovuta verosimilmente ad accordi con i produttori di software, quindi con le software house, ma stiamo raggiungendo dei livelli un pochettino troppo elevati. Acer ci preinstalla alcune applicazioni sue che
volendo potevano essere messe a scelta dell'utente. Una di queste è Acer HideKit, che ci permette di avere sotto controllo con un'unica schermata le cose principali del nostro prodotto, quindi memoria utilizzata, memoria libera, tutto quanto. Possiamo anche effettuare un'ottimizzazione in un sol tocco. Abbiamo la possibilità di andare a gestire il risparmio energetico, vedere quali sono le applicazioni che ci consumano di più, quanta durata abbiamo ancora di batteria e anche generare una lista nera di applicazioni. Inoltre abbiamo la possibilità di effettuare o ripristinare dei backup. Applicazione davvero molto interessante, molto ben sviluppata da parte di Acer. Abbiamo poi tante altre applicazioni, come ad esempio file manager, riproduttore di musica e quant'altro, che sì, funzionano bene, ma potevano anche non essere presenti. Altra applicazione interessante è questa, che ci permette di andare a personalizzare come meglio crediamo il software e magari l'audio, i font del prodotto e tante altre cose che ci permettono di rendere unico il nostro Liquid Z630. Ultima cosa che vi faccio vedere a livello software è questa, Quick Mode, una modalità che ci permette di rendere molto molto semplificato l'utilizzo del nostro prodotto. Abbiamo la possibilità di personalizzare questa modalità in tre diversi modi. Ecco qua, con dei temi, ma anche in modalità standard, semplice e modalità di base, che rende davvero super intuitivo il nostro prodotto. Usciamo ora da questa modalità e torniamo alla stock. Ultimissima cosa prima di lasciarvi, questa schermata. Schermata molto intelligente che ci permette di avere sempre sotto controllo il feed di tutte le nostre notifiche, o per meglio dire tutto quello che accade sui social che decidiamo di andare ad integrare in questo prodotto. Ad esempio possiamo andare a collegare social network e anche a schermare le varie sezioni dei prodotti. Vediamo quello che è possibile attivare e quello che invece possiamo evitare di avere. Cosa dire di questo Liquid Z630? Beh, fortunatamente Acer lo ha prodotto, un device che non ha hardware da top di gamma, ma che di fatto si comporta in modo più che soddisfacente, soprattutto lato batteria. Inoltre vi permette anche di ricaricare la batteria di eventuali altri smartphone, magari dei vostri amici, semplicemente utilizzando un cavetto micro USB e di fare quindi da power bank. La batteria è il punto di forza di questo prodotto. Lo schermo, nonostante non sia risoluto in modo particolarmente ampio, è comunque buono, non ci si può assolutamente lamentare di questo display. Era uno dei punti deboli che temevo, in realtà mi ha soddisfatto. Materiali che con una buona finitura si rivelano essere interessanti, rimangono un po' ditate sul posteriore, ma soprattutto sul display, quindi un trattamento poco olofobico da parte di Acer su questo device. Audio leggermente sottotono, prestazioni della fotocamera nella media per la fascia di prezzo alla quale si va a proporre come prodotto. In definitiva, device consigliato a chi desidera uno schermo grande ma non necessita magari di prestazioni astronomiche. Si comporta bene anche con eventuali giochi, anche se magari dobbiamo tollerare qualche piccolo lag. Esperienza utente pulita, leggera, funziona bene, peccato per le tantissime applicazioni preinstallate. Direi che può essere davvero tutto per questa prova di Acer Liquid Z630. Maggiori dettagli nella nostra versione scritta. Ciao a tutti!